E bentornati, benvenuti su Go Italia. Continuiamo con il prossimo capitolo. Vai, vai, vai. Non mi piaceva Aiden, per niente. Perché? Pensavo fosse immaturo dopo il contatto a Baku. Sai, non l'ha mai superato. Era aggressivo in pista e anche come parlava nel paddock. Non era felice alla Connersport. Pensava di essere troppo bravo. Era l'atteggiamento il problema. Già così è difficile. Te l'ho detto, non ha senso che lo sappiano. D'accordo, è tua la decisione, naturalmente. Ma sappi una cosa, la disonestà mi mette a disagio. Ne parliamo dopo, va bene? Possiamo fare in fretta. O magari potremmo dedicare a Casper un po' di Questa tempo? riunione non era prevista. Cos'è? Ora non hai tempo per noi? Diglielo, Casper, forza. Andreo, per favore. Possiamo iniziare? Aiden ha fretta, deve andare a un incontro con Mercedes. Basta! Basta, ok? È di questo che dobbiamo parlare. Smettiamola, intesi? Se non restiamo uniti Vi ora. avverto, se non restiamo uniti, sarà tutto finito. Aspetta, in che senso? Andrea? È semplice. Significa che se non arriviamo almeno quinti, Butler Global taglierà i finanziamenti. E non credo proprio che riusciremo a trovarne altri. Non certo ora. Ma cosa? Casper? Sì, è così. Ok, quindi siamo finiti. Andreo? Siamo finiti. E così mio padre mi ha fatto entrare in scuderia e poi ha subito minacciato di chiuderla. È Per quale motivo? tipico di lui. Del Gran Premio Va bene, d'Austria, caro, so che hai delle Giovanni domande, ma pensiamo di sapere cosa stiamo facendo qui. Secondo il meteo è prevista altra pioggia e visto che siamo i primi a fare questa sostituzione, possiamo approfittarne. Quando arriva il tuo turno, fai del tuo meglio. D'accordo. Ecco la pioggia, arrivata. Aiden sta rientrando per la sosta. I commissari hanno vietato il DRS a causa del maltempo. Il DRS non è più disponibile. Le previsioni Ah, attuali sono tutto uscita. di circa 5-10 minuti di pioggia prima che si asciughi. Però ci sono loro. Adesso sei nella top 10, continua così.
siamo andati un po' lunghi, decisamente lunghi, rientriamo. Lo fai sembrare facile. Vai su Verstappen, vai! Vai che ci siamo! Distacco dall'auto dietro di te 1,8 secondi. Andiamo sempre lunghi. Arriviamo su Perez. Ci siamo. Staccatona. Leggermente più cordolo, più o meno leggermente. Abbiamo tutta la pista per noi. Il momento che mi piace di più. Abbastanza, siamo qui di fuori questa volta. Si sta asciugando, ma ci vorrà un po' di tempo prima che l'acqua sparisca del tutto. Per cambiare le gomme è ancora troppo presto. L'attacco dal tuo compagno di squadra è 20,2 secondi. Dall'auto alle tue spalle. Vai. 2 secondi.
io finirei così, dai. Poi TikTok, chi se ne frega? Sono un sacco di acqua, tra l'altro. Ah, lo vedi? Non credo che la pista sia abbastanza asciutta da poter cambiare le gomme. Neanche io, infatti. Quelle intermedie ancora un po'. Ma infatti, sono d'accordo, vai, vai, vai. Degli schizzi d'acqua da come ruote, vai vai, abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Bene. Cada solitaria. Occhio, ho sbagliato, lo so già. DRS consentito, ripeto, DRS consentito. Siamo a quota 17, vai! Volando. Ok, ultimo giro, portiamo a casa il risultato. Questa sei asciugata. Vai, l'ultimo giro, chi se ne frega, vai, vai così. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 2 giri. Dove è tornato carburante? No, ti dico che siamo stregoni, vai, 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 attenzione. Mi aspettavo di incontrare le doppiate, non è stato così. Distacco dal tuo compagno dietro di te è 52,2 secondi. Mi
Andiamo a scacchi, siamo arrivati e campioni anche questa volta. Complimenti, Callie. Continua così e potresti anche smentirmi. Callie? Ci era sembrato troppo presto, ma la Conner Sport ci ha smentiti. Callie Meyer è rientrata ai box e il passaggio alle gomme da bagnato prima della concorrenza è stato un vero punto di svolta. Bisogna prendere le decisioni giuste, ma non tutti l'hanno fatto oggi. È bello vedere che la Conner Sport ha corso dei rischi. Splendida gara di Meyer. La Conner Sport dovrà fare qualcosa di diverso se spera di migliorare rispetto alla scorsa stagione. Oggi hanno fatto bene e Meyer continua a stupire. Dopo una gara del genere sono stanco io. Non oso immaginare la cosa loro di prima. Hanno lavorato sodo per arrivare lassù. È una grande soddisfazione vederli raggiungere il podio. Siamo arrivati al post gara e siamo arrivati anche alla conclusione. Callie, ottima gara. Cosa intendi per smentirmi? Stavo solo cercando di farti i complimenti. Smentirti su cosa di preciso? Era così per dire, volevo solo dirti che sei stata brava. Ricordandomi quanto davvero poco credi in me. Callie. Da non crederci. Ma sei stata davvero brava. Avevi detto lo avresti tenuto lontano. Ok, gli parlerò. Ma quando può parlare alla radio? Ma non ci ha chiesto il permesso. Lui fa sempre quello che vuole finché qualcuno non lo ferma. Senti, ho detto che gli parlerò. Hai fatto una gara fantastica oggi. Possiamo non pensare a tuo padre? Certo. Bene. Tanto ha già trovato qualcun altro con cui parlare. E ci siamo e ci aggiorniamo. Sto velocemente recuperando questo titolo che dovevo finire da parecchio. E un saluto a tutti come sempre da Go Italia. Ciao a tutti.